Lei va in chiesa, frequenta? Ma parliamo di chi? Don Luigi, il prete, lei va in chiesa? Sì, io ci vado in chiesa. Tutte le domeniche accompagno mia figlia. Ecco, com'è Don Luigi? Per me è un buon parroco, fa il parroco. È un sacerdote che fa appunto il suo dovere, il suo mestiere. E per quanto mi concerne lo fa per bene. Condivide la posizione di Don Luigi? Io non condivido lei, Don Luigi è strano. Non condivide mai niente. Può lasciare libera scelta a quello che vogliono fare. Non è giusto secondo me. Secondo lei? Quindi ha ragione Emilia? Ma lei è diomignano? Sì. Va in chiesa, conosce Don Luigi? Sì, che lo conosco. Com'è? Non vado sempre in chiesa. Mm-hmm. No, è bravo. Secondo me è bravo, però non è giusto. Ma io non lo so perché... Qua decide la Bibbia, quello che dice la Bibbia, Don Luigi si attiene, non lo so se la può fare o non la può fare, che volete che dico io, perché non è che sono un prete. È sempre giusto? Io non sono un prete, loro sanno, Don Luigi sa quello che... E che devo dire io, capito? Però praticamente la Chiesa si attiene alle regole che tiene e se dice che la deve fare, la madrina la fa. Se lo dice non la deve fare, non la fa. Sono loro che decidono ormai. I preti. No, non è così. E penso che è così. Quindi non condivide questa polemica di Emilia? No, sono tutte cose fra di loro, poi non lo so. Io non è che sono tanto praticante della Chiesa. Però dico io, se c'è uno statuto, se c'è qualche cosa nella Chiesa, se loro si attengono. Ora se un prete dice sì, e un altro dice no. Sono loro che devono capire queste cose qua. Don Luigi fa quello che vuole, lui comanda la chiesa. Comanda tutto lui, fa quello che vuole. In chiesa sì, fuori no, non ci facciamo fare niente, al di fuori, la chiesa comanda lui. Grazie. Giusto? Grazie. E Don Luigi da quanti anni sta omignando? Ma mi sembra che è stata 15-20 anni, di preciso non lo so, perché a chiesa frequento pochissimo. Per alcune occasioni e ogni tanto magari ci vado pure a messa, ma così lontano. Perché i preti ecco, fanno quello che vogliono. Condividi la posizione di Don Luigi, di Emilia? No, assolutamente, quella di Emilia. Quella di Emilia? Sì. Quando hai appreso la notizia che cosa hai pensato? Ma già si sapeva comunque Don Luigi come la pensa, non è la prima volta che si sentono questi casi, queste storie. Beh, dopo l'intervista che ci ha rilasciato ieri davvero sui social è esplosa questa notizia, tanti messaggi pro e contro, la comunità si è divisa però dobbiamo dire che molte sono le persone che hanno apprezzato il suo intervento. Sì, ringrazio tutti per essersi e non coalizzati con me. Voglio leggere un messaggio che fa parte di una ragazza che non dirò il nome ma che mi ha commosso molto e sono contenta di lottare anche per lei. Ed è questo, ho appena letto l'articolo e visto il video, ieri poi me ne dimenticai. Brava, complimenti, ho sempre pensato fossi un fenomeno con le palle, ma l'hai dimostrato nuovamente dando voce a uno dei più grandi problemi di questa comunità. Indirettamente ho ricevuto lo stesso trattamento per essere una ragazza madre, purtroppo, come la maggior parte dei nostri concittadini, mi sono semplicemente allontanata dalla Chiesa, non denunciando la cosa. L'omertà di questo paese colpisce tutti, anche me. Perciò ti dico grazie per aver portato alla luce le ingiustizie che tu, io e molti altri hanno dovuto subire gratuitamente. Grande Emilia, grande donna. E voglio dire grande te, perché nonostante sei una ragazza madre, sei una persona grande. Te dico, perché non volete ascoltarmi? Lotterò, non mi fermerò qui. Ecco, tante, come dire, le persone che le hanno esternato sì. la propria posizione in merito alla sua vicenda. Sì. Da parte di Don Luigi? Niente, non si è fatto sentire, o meglio, si è fatto sentire chiamando il padre della Cresimante, ma non so che cosa gli abbia detto perché so che non è andato. Questo. Lei andrà avanti? Sempre. E il 9 marzo sarò in prima linea in chiesa. Non farò storie per rispetto ai ragazzi che si cresimano, ma sarò lì